Affidabilità e passione. Satiri Auto è punto di riferimento in Umbria e concessionaria ufficiale Ford. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Città di Castello, Gualdo Tadino, Gubbio e Trevi. La Satiri Auto è specializzata nell'offrire soluzioni e promozioni per tutti, anche per aziende e partite IVA. Satiri Auto, la scelta migliore per l'acquisto della tua nuova auto. Progetto Casa fornisce tutto ciò che ti occorre per realizzare e arredare la tua casa. Materiali edili, pitture e decorativi con sistema tintometrico, pavimenti, parquet e arredo bagno con progettazione tridimensionale di qualità fotografica. Porte da interno coordinate con portoncini d'ingresso, finestre anti-effrazione in PVC realizzate su misura, inferriate, zanzariere, verande e serre solari, mobili e cucine su misura dei migliori marchi. Progetto Casa. La tua casa merita il meglio. Buongiorno, dovrei fare la revisione. È questo il posto giusto, vero? Certamente, è venuta da Consauto. Freni, ok. Gas a posto. Luci a posto. Sospensioni a posto. Bene, quindi posso andare in sicurezza. Certamente, si è affidata con Consauto, i professionisti della revisione. In omaggio, ecco a lei la card soccorso stradale. La tua salute per noi è la cosa più importante. Da sempre ci prendiamo cura del tuo benessere e da oggi rispettiamo ancora di più l'ambiente con la nuova bottiglia eco-friendly, prodotta con il 30% di plastica riciclata. Lieve, benessere per te e per l'ambiente. Vieni a provarli da Vision Ottica Salciarini. È versatile, durabile e resistente. Può assumere qualsiasi forma per costruire edifici sicuri e architettonicamente belli, in grado di conferire armonia alle città e ai territori. Ambienti sostenibili e intelligenti in cui abitiamo, lavoriamo e costruiamo relazioni. Infrastrutture che migliorano la qualità della nostra vita, ci proteggono dalle calamità naturali e rendono più bella e organizzata la città. Cemento e calcestruzzo, dopo più di 2000 anni, sono prodotti che realizzano spazi per vivere meglio. Colacem Colabeton, tecnologia, innovazione e sostenibilità.
Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Link, anzi ben ritrovati. La scorsa settimana purtroppo anche questa trasmissione ha pagato il suo pegno al Covid, eravamo quarantenati e quindi insomma abbiamo dovuto fare di necessità virtù. Quindi stasera si torna davvero in diretta e torniamo in diretta con uno dei temi forse più dibattuti in tempo di Covid, ovvero la scuola. Oggi è stata una giornata importante, il 7 aprile, perché si ritornava in classe dopo le vacanze pasquali, ma soprattutto tornavano in classe alcuni di quegli studenti che per un paio di mesi all'incirca erano rimasti a casa con didattica a distanza. Sono tornati in classe i ragazzi delle prime medie, sappiamo già che elementari e materne erano già potute tornare in classe prima della festività pasquale, non sono ancora tornati in classe seconde, terze medie e scuole superiori. Allora, la domanda è, questa modalità nuova di vivere la scuola, che noi in Italia abbiamo scoperto ufficialmente dal febbraio-marzo 2020, quando è scoppiata la pandemia, e che poi insomma è diventata una nostra quotidianità, una quotidianità innanzitutto delle scuole, degli studenti, dei dirigenti, dei professori, ma anche inevitabilmente delle famiglie, di tutto un mondo che vi ruota intorno. Ecco, che cosa ci ha lasciato, che cosa ci lascia di buono, di non buono, quali riflessioni, ma soprattutto vogliamo chiedere agli studenti che tipo di avventura è stata, considerando che ancora non è finita, proprio perché per alcuni studenti, in particolare ancora per tutti quelli delle superiori, l'interrogativo è se prima della fine dell'anno scolastico sarà possibile tornare in classe. E allora saluto innanzitutto proprio uno studente, perché abbiamo voluto in studio uno studente, è Giovanni Filippetti, è uno studente del liceo Mazzatin, indirizzo scientifico. Buonasera, buonasera Giovanni. Buonasera Giovanni, tu frequenti quale classe? Il quinto A. Quindi sei pronto per gli esami per di maturità? Per gli esami di maturità, sì. E allora, insomma, anche questo è importante. Magari l'anno scorso già abbiamo visto un esame di maturità inedito, forse pensavamo che sarebbe stato l'ultimo, e in realtà ci apprestiamo a viverne un altro, e Giovanni in qualche modo ci racconterà le aspettative di questo importante esame. Ma abbiamo un parterre quanto mai nutrito, e ne sono profondamente soddisfatta, di ospiti su quella che è la piattaforma Zoom, che utilizziamo ormai da un po' di tempo, perché anche noi giustamente ci adeguiamo alle direttive anti-Covid. E allora saluto, li vedete un po' in questa schermata collettiva, Francesca Pinna, che è dirigente scolastico della Mastro Giorgio Nelli di Gubbio. Saluto Rosa Goracci, che è dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Sigillo. E quindi ancora saluto Maria Marinangeli, che è dirigente scolastica dell'Istituto Mazzatinti di Gubbio. Sabrina. Buonasera. Sabrina Antonelli, che è dirigente scolastico del Casimiri di Gualdo Tadino. E poi, buonasera prima, a tutti. Buonasera, prima ho messo le donne, come vedete. Fabrizio Bisciaglio, che è dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino, Medie Storelli, buonasera anche a lei. Buonasera a tutti. David Naderi o Naderi, io mi sbaglio sempre, adesso insomma mi corregge subito, dirigente scolastico del Cassata Gattapone. Professore, come si chiama esattamente? Naderi, ma questa è una mia invenzione, ma rispondo lo stesso. Naderi, ok, almeno non sbaglierò per l'ora successiva. Ma abbiamo voluto ospiti anche rappresentanti del mondo dei genitori, perché questa nuova scuola è stata impattante anche per loro. E allora saluto da Gualdo Tadino Giovanni Carlotti, buonasera, del genitore di ragazzi che frequentano l'Istituto Casimiri a Gualdo Tadino. Saluto Pierangelo Belbello, che vediamo da Gubbio, del Mastro Giorgio Nelli, buonasera e ben trovato. E
dicevamo che i protagonisti non possono non essere gli studenti. Allora, se Giovanni è qui vicino a me, semplicemente perché è di Gubbio e insomma era più facile per lui, data l'età e anche la vicinanza, essere presente anche in tempi di Covid, saluto Benedetta Quagliotti da Gualdo Tadino, che è una studente del Mazzatinti. Ben trovata Benedetta, se non erro indirizzo classico. Giusto. Perfetto, quindi l'ho preso in pieno. Camilla Scassellati, che è studente del liceo Casimiri, di cui non conosco però l'indirizzo, quindi lo chiediamo a Camilla. Che forse ci sente, Camilla? Eccola qua, forse adesso... Il microfono. Ora sì, appena sistema il microfono Camilla la sentiamo, tra poco dovremo avere anche... uno studente del Cassata Gattapone, aspettiamo perché ci sarà tempo per conoscerlo. Allora, partirei proprio con i dirigenti scolastici, diciamo così, che quest'oggi sono stati impegnati nel riaccogliere a scuola gli studenti di prima media. Professoressa Rosa Goracci, lei dirige questo istituto comprensivo che non è facile da dirigere, nessun istituto è facile, ma il suo abbraccia, diciamo così, tutta la fascia appenninica. Ci ricorda quanti plessi deve gestire? E quanti comuni sono i suoi interlocutori? Allora, io ho 4 comuni, per la precisione Scheggia, Costacciaro, Sigillo e Fossato di Vico, 7 edifici su cui insistono 11 scuole. Ecco, insomma, quindi... l'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado. Per un complesso di studenti, professoressa? Quasi 600. Ok, quindi insomma ha il suo bel da fare. Oggi sono tornati in classe i ragazzi della prima media. Allora, innanzitutto le chiediamo com'è andata, ma c'è stato modo di capire per questi ragazzi com'è andata a tornare in classe dopo un paio di mesi, se non erro, giusto? Sì, sì, loro già avevano fatto una sorta di esercizio di premura, nel senso che già a novembre erano rientrati prima della seconda e della terza, diciamo, media, così facciamo prima. Sì. E quindi già avevano assaporato questa attenzione particolare nei loro riguardi che gli è stata riservata anche in questo caso. Molto allegri, molto contenti, felici di rientrare, felici di rivedere i loro docenti e soprattutto di rivedersi tra di loro. Erano veramente euforici. Ecco, quindi, professoressa, sì. Le chiediamo, la scelta di far tornare in classe i ragazzi di prima media e per esempio di attendere ancora per le seconde e terze medie, per chi non ha a che fare quotidianamente magari con i ragazzi sembrerebbe incomprensibile. In realtà che differenza c'è fra uno studente di prima media e uno di seconda media? Perché loro è opportuno già che dovessero tornare e magari si attende per gli altri? In fondo cambia un anno di vita tra gli uni e gli altri, eppure? Io credo che questo andrebbe chiesto al legislatore. A occhio posso immaginare che abbiano questa attenzione perché già diciamo lo scorso anno l'attuale quinta ha fatto buona parte della DAD in quinta primaria e quindi ha fatto questo passaggio, questo salto enorme già con grave difficoltà. Quindi immagino che sia un po' questa l'attenzione che abbiano voluto riservare. Poi probabilmente anche perché sono più piccoli e quindi hanno ragionato in questi termini come hanno fatto per la primaria per intero, ma certo una differenza tra prima e seconda in realtà non c'è, diciamocelo chiaramente. Generazionalmente insomma, o anche emotivamente siamo lì. Professoressa Pinna, com'è andata la Mastro Giorgio Nelli oggi? Ci ricorda quanti sono i suoi studenti, insomma lei anche gestisce 2 plessi, è corretto? 4 plessi sono 4, in realtà di scuola media, sì. E 870 alunni solo di scuola media però appunto. E oggi sono tornate le prime medie, com'è andato professoressa? Va bene, come diceva giustamente Rosa, erano già pronti perché loro lo stop e la ripartenza l'avevano già fatto nel mese di novembre, erano rientrati per primi, quindi sapevano quello che li aspettava, sapevano che avrebbero trovato una scuola semideserta, perché comunque avere solo le classi prime quello prevede, insomma. Erano pronti a continuare a mantenere quelle disposizioni abbastanza rigide, evidentemente, ma indispensabili, a cui erano stati abituati fino
a fine gennaio, diciamo. Lei, professoressa, condivide la scelta, le prime sì, le seconde, le terze no? No, mi sembra che già in un'occasione ho avuto modo di essere abbastanza. Intanto le chiedo, professoressa, se può abbassare il monitor del suo computer, se no la vediamo solo in parte. Ecco, invece la vogliamo vedere nel pieno della sua, del suo viso. Ci dica. No, non la condivido perché mi sembra una scelta tendenzialmente arbitraria, se non dovuta al fatto che non saprei bene secondo poi quale linea di demarcazione un ragazzino di 11 anni non può essere lasciato a casa da solo e quello di 12 invece sì, perché poi insomma quello che vale è l'essere sotto i 14 anni. Che i ragazzini di prima media abbiano una necessità maggiore di introdursi a un nuovo modello scolastico, questo lo capiamo tutti da soli, ma la stessa cosa potrebbe valere per il primo superiore secondo questo tipo di ragionamento. Quindi insomma avere una scuola spacchettata a metà, a mio avviso, è tra l'altro anche poco funzionale nell'organizzazione stessa anche dei docenti, perché in qualsiasi caso prevede una modalità mista, in alcune ore li fai in classe, altre devi collegarti dalla scuola online, per non pensare al fatto che comunque, allora, dicendola con molta franchezza, i ragazzi di terza dovrebbero prepararsi per una forma di esame, no? Quindi qual è il criterio? Ha ragione Rosa quando dice, oh, forse solo il legislatore l'ha capito, io no. E a Gualdo Tadino, professor Bisciaio, dove lei ha un istituto comprensivo, quindi anche lei parte, credo, dalle materne fino alle medie, insomma, si trova a gestire quanti studenti? 1150 circa. Ecco, lei è top scorer proprio in questa in questo gruppo iniziale. Per distacco. Ecco, com'è andata quest'oggi e soprattutto qual è il suo pensiero? Dice la professoressa Pinna, è anche un po' difficile avere una parte di studenti in DAD ed altri in classe, considerando che i docenti sono gli stessi, quindi dovete rimodulare orari in maniera diversa. In effetti, come ha detto la dirigente Francesca Pinna, ha colto veramente nel segno, perché i problemi organizzativi sono molteplici, ma non solo per il fatto che l'insegnante è poi lo stesso che deve fare quindi una parte dell'orario in presenza e una parte dell'orario invece deve fornire didattica a distanza, ma lo deve fare da scuola. E le scuole, diciamocelo chiaramente, non erano pronte, come non era pronto quasi nessuno, a una situazione così di un impatto così forte. E quindi anche il discorso di connessione è un discorso che alla fine ha condizionato moltissimo il fatto di poter fare o non fare lezione. Tant'è che nell'edificio, nel plesso Storelli, dove è ubicata la scuola media, sono stati fatti gli interventi di cablaggio di tutto l'istituto, cioè tutto l'edificio è stato interamente cablato per dare la possibilità di connettersi direttamente con il cavo LAN da ogni aula, in modo tale che sia possibile fornire la didattica a distanza, perché altrimenti proprio era un problema di connessione, le connessioni non reggevano. Saltava in continuazione era la linea. Quando è stato fatto questo lavoro, professor Bisciaio? Nel senso, lei dice non eravamo pronti, quando bisognava farlo allora, insomma, per essere pronti? Bisognava avere la sfera di cristallo, perché chi se l'aspettavano quasi questo genere. Io mi ricordo proprio lei che è venuta insieme a un operatore il giorno dopo della chiusura della scuola. È vero. Nel primo lockdown, e mi ha chiesto, ma come fate adesso a seguire i ragazzi? Lei è venuta nell'aula informatica mentre stavamo facendo un corso di formazione last minute ai insegnanti per insegnare loro appunto come poter fare lezione da remoto. Cioè, siamo inventata tutta questa didattica, tutte queste prassi che torneranno sicuramente utili quando, speriamo, più presto possibile finirà tutto quanto. Ma devo dire la verità, effettivamente era impensabile che potesse servire così tanta connessione, e ci ha colto tutti impreparati, ma non era, penso,
possibile prevedere un evento di questo genere. Immaginabile. Ora coinvolgiamo anche gli altri dirigenti scolastici, ma volevo tornare sia a Rosa che a Francesca Pinna, restando proprio nel mondo delle medie. Dice professor Bisciaglio, non eravamo pronti, abbiamo alla fine fatto corsi agli insegnanti, abbiamo cablato gli istituti. Professoressa Goracci, erano pronti gli studenti alla didattica a distanza? Erano pronte le famiglie? Avevano le connessioni? Avevano i dispositivi? Qui stiamo parlando di marzo 2020, quindi ormai un anno fa. Cosa vi siete trovati di fronte? Allora, ci siamo trovati di fronte a una realtà assolutamente complessa e del tutto impreparata rispetto a questo evento così complesso. Allora, per prima cosa abbiamo dovuto fare una sorta di ricognizione e capire le famiglie a che punto erano da un punto di vista della rete e da un punto di vista del possesso proprio dei device. Fatta questa ricognizione, ci siamo mossi alla volta dello smantellamento proprio dei nostri laboratori per poter dare in comodato d'uso i nostri dispositivi a coloro che ne avessero fatto richiesta. A questo punto ancora è stata un'altra fase importante, quella della autoformazione dei nostri docenti e nella verifica soprattutto della loro capacità di usare G Suite for Education, rispetto alla quale devo dire siamo stati fortunati perché eravamo già iscritti, altrimenti la procedura ci avrebbe portato molto lontani. Fatto questo, abbiamo dovuto fare tutti gli account personali ai nostri singoli studenti affinché avessero un dominio sicuro all'interno del quale lavorare. Quindi questo ci ha portato nel giro di 15 giorni ad attivarci per una didattica a distanza degna di questo nome nel senso emergenziale del termine, però le difficoltà da superare sono state veramente, veramente tante. Se posso essere di aiuto, considerate che abbiamo dato circa 80 device alle nostre famiglie per quei 600 studenti, compresa l'infanzia che vi ho detto, quindi una percentuale altissima di bisogno. E non ultimo, direi anche che i docenti si sono dovuti autoformare, perché come è stata una sorpresa per i nostri alunni, lo è stata al tempo stesso per i docenti e immaginate le famiglie. Ecco, quindi difficoltà su difficoltà. Lo immaginiamo, infatti poi andiamo a sentire anche le famiglie. Professoressa Pinna, vi siete trovati anche davanti a studenti, lei è dirigente scolastica in un territorio amplissimo come quello di Gubbio, che va dal Buranese, diciamo così, fino ai confini con Perugia e poi di là Gualdo. Cioè, vi siete trovati anche con studenti che avevano difficoltà proprio di linea, di collegamento internet, di non copertura della rete, cioè questo territorio sconta anche in tal senso questo problema? Ci siamo trovati, ci troviamo ancora, nel senso che se è vero che l'anno scorso a marzo è stato tutto un rincorrere, un'emergenza in attesa, no? Cercando di tamponare le necessità immediate, dopo un anno insomma non credo sia nostro dovere continuare a ragionare solo ed esclusivamente sul rincorrere l'emergenza, e ancora ci sono degli enormi problemi di connessione, per cui per esempio un'attività che è stata svolta e che continua ad essere svolta è quella di fornire un servizio istantaneo sia online che telefonico per cercare di risolvere facendo da tutorial, spiegando quindi come puoi usare il cellulare come hotspot per il computer, oppure dando alcuni dispositivi che prevedano l'inserimento diretto della SIM. Cioè, insomma, qui ci siamo ricalibrati completamente sulla prima necessità, che era quella di consentire l'utilizzazione dello strumento. Forse questo è anche l'errore più grosso di sistema che il Paese ha compiuto. Abbiamo rincorso lo strumento, ma poi sulle modalità didattiche vere e proprie una riflessione vera non c'è stato modo di farla, anche perché ci ricordiamo tutti che comunque a settembre le aspettative erano di un ritorno in presenza, no? E quindi si pensava che la parentesi della DAD fosse finita. E questo poi lo affronteremo. Volevo andare da Pierangelo Belbello, perché lei è un rappresentante dei genitori e quindi di quelli che insieme alle scuole, agli studenti, si sono trovati con ragazzini ancora non maggiorenni, tra l'altro, che stavano a casa
ricordiamo, insomma, ci sono anche i bambini delle elementari, quindi che non potevano essere lasciati a casa. Insomma, i genitori che situazione si sono trovati ad affrontare, sia da un punto di vista tecnologico, ma anche, cioè, si fa presto a dire che la scuola non è un luogo, la badante dei ragazzini, però è un dato di fatto che la scuola è un luogo dove tu lasci un minore in piena sicurezza e vai a lavorare, e poi se la scuola è chiusa questo problema lo devi affrontare. Sicuramente, diciamo che tutta questa situazione che è emersa all'improvviso da marzo, inaspettata, come diceva la dottoressa Pinna precedentemente, ha colto tutti di sorpresa. Qui fortunatamente c'è stata una grande digitalizzazione veloce, penso abbiamo fatto un grosso passo avanti, tutte le famiglie, la scuola, il sistema proprio Italia ha corso in questa digitalizzazione veloce. Il primo errore è stato proprio quello di sottovalutare il fatto che a settembre si poteva ritornare a fare una data e quindi non sono state sviluppate le giuste precauzioni per ripartire. Di fatto è stato che lasciare oggi dei ragazzi a casa, fortunati magari chi aveva ragazzi più grandi, ma specialmente io ho un ragazzo che fa la prima media, era il primo anno che si approcciava alla scuola come prima media, trovarsi di fronte a un nuovo metodo didattico a distanza con problemi di connessione eccetera, sicuramente hanno reso un pochettino la cosa difficile. Diciamo che ha sviluppato in tutti i ragazzi, secondo me, una capacità e volontà di collaborare con i propri insegnanti, instaurando un rapporto molto più forte. Possiamo dire dunque che, come dire, la difficoltà non solo ha aguzzato l'ingegno, ma ha anche stimolato la creatività. Ha stimolato la creatività. Io ho visto anche una grossa collaborazione tra alunni e insegnanti. Sono generazionale proprio. Sì, assolutamente sì. Quello che logicamente va a discapito di tutto è stata la socializzazione. Ovviamente la didattica a distanza ha sviluppato un lavoro, ma ne ha perso un altro, che è tutto quello della socialità, che questi ragazzi sono stati sempre meno a contatto con i propri coetanei. Allora, volevo coinvolgere, perché credo che sia arrivato Diego Mariucci, se mi dà la regia conferma di ciò, che è studente del Cassata Gattapone. Coinvolgo lui perché è il più giovane degli studenti che qui abbiamo questa sera. Buonasera Diego. Diego frequenta il secondo superiore, è corretto Diego? Sì. Indirizzo informatico, il che vuol dire che tu a marzo dello scorso anno eri uno di quegli studenti di cui parlavamo prima, che uscivano, diciamo così, dalle medie e si trovavano ad affrontare l'avventura delle superiori, e quindi vuol dire costruirsi amici, costruire una classe, costruire un senso di appartenenza a questa classe. Ma la metà di quell'anno scolastico l'hai vissuto come i tuoi colleghi con la DAD. Che anno è stato il 2020 e poi come ti sei presentato a settembre 2021? Beh, l'anno 2020 è stato davvero un anno particolare. Metà anno l'abbiamo fatto in presenza, quindi ho iniziato a fare le prime amicizie, a capire un po' come funzionavano le scuole superiori, e poi nella seconda metà ci siamo ritrovati tutti gli studenti in DAD. È stato molto difficile anche su una parte dell'attenzione, perché è diciamo più difficile seguire da computer comunque in didattica a distanza che in presenza. Ti saresti aspettato un anno scolastico a partire da settembre 2021, come immagino la gran parte dei professori e dei dirigenti scolastici, diverso, insomma, ad oggi non sapere se tornerai in classe prima dell'anno scolastico, che esperienza, che sentimento ti dà? Beh, io speravo che nel 2021 riuscivamo a ritornare in classe e fare presenza e fare didattica in presenza. Così non è stato, devo dire che mi è dispiaciuto, è stato anche qui molto difficile. Torneremo in classe prima di giugno, vediamo la tua, come dire, previsione.
Io lo spero, almeno questi ultimi 2 mesi, di almeno fare magari una 50% o comunque una settimana sì, una settimana no, in presenza, per magari favorire le spiegazioni. E anche un po' socializzare. Chiediamolo al tuo dirigente scolastico, Davide Naderi. Nessuno ha la palla di cristallo, però tutti si aspettano. Oggi la Tesei ha chiesto che l'Umbria torni in zona gialla a partire già dalla prossima settimana. Qual è il sentimento, il sentore che c'è nel mondo delle dirigenze scolastiche? Qui ora passiamo alle scuole superiori. Si torna in presenza? È auspicabile tornare in presenza? Ma il sentore è complicato definirlo, perché speriamo tutti di rientrare in presenza. Come diceva Diego, è possibile, forse probabile, che si rientri con il 50%, si parla di una percentuale tra il 50 e il 75%, però tutto dipende dall'andamento epidemiologico. Questo ci riporta al dato di fondo, che è un anno che rimane quello, e cioè se le scuole, in che misura le scuole possano essere luoghi che possano essere riaperti, diciamo, in maniera ampia, diffusa, come è stato proposto sin dall'inizio di quest'anno scolastico. Io ricordo che a settembre siamo rientrati tutti al 100% a monte ore pieno, e dopo un mese eravamo fermi. Le scuole sono sicure, insicure? La dinamica dentro fuori, il problema è dentro le scuole, il problema è fuori, sono i trasporti. Si è fatto tanto dibattito su questo. Io credo che l'unico, ad oggi, l'unico studio serio che ci dice qualcosa su quanto abbia circolato e quanto circoli il virus dentro le scuole, perché poi è su questo che dobbiamo ragionare se parliamo di riapertura o di chiusura, è lo studio che è stato fatto sui dati del Piemonte, che sono gli unici dati che sono stati resi noti. Io ricordo, i colleghi lo sanno, che tutte le scuole sono state chiamate settimanalmente a fare monitoraggi al MIUR sulla quantità dei contagiati, personale, studenti, le quarantene. È da ottobre che facciamo questionari e il MIUR ha tutti i dati regione per regione. Questi dati non sono stati restituiti alla collettività. Solo il Piemonte l'ha restituiti previo un formale accesso agli atti di un consigliere regionale. Se no, e che cosa ne ha stabilito? In estrema sintesi ha stabilito che, ripeto, lo studio è di Alessandro Ferretti, un ricercatore della Facoltà di Fisica di Torino, ma è stato anche Roberto Battiston che ha commentato quello studio in maniera molto positiva. Ci parla di una percentuale che è tra il 270 e il 280% di contagiati tra il personale di scuole elementari e scuole medie, cioè quasi il triplo della popolazione normale, che arriva al 400% nel caso delle maestre e dei maestri delle scuole dell'infanzia. Allora, la fermo Naderi, e chiedo aiuto alla regia, perché qualche dato glielo facciamo vedere anche noi. E questi sono invece dati relativi alla regione Umbria, sono dati ufficiali forniti dalla regione. Allora, cominciamo con questo, che è il dato relativo al 6 aprile, quindi è di ieri sostanzialmente, e riguarda il contagio nelle scuole. È chiaro che la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado non hanno didattica in presenza, quindi vedete i numeri a zero. Guardate, nell'infanzia ci sono i dati dei positivi, degli alunni positivi, 25, nella primaria 10, il personale 4 nell'infanzia, 0 nella primaria, i cluster, dove per cluster si intende due o più casi nello stesso gruppo di classe, sono 5 nell'infanzia, 3 nella primaria. I contatti stretti di classe che sono stati messi in isolamento sono 412 nell'infanzia e 64 nella primaria. Se la regia mi dà la settimana precedente a questa, ovvero quella relativa al 26 di marzo, vedete che i numeri erano inferiori. Oggi, nel 6 aprile, i contatti stretti di classe in isolamento,
ieri erano 412, il 26 di marzo erano 101. Gli alunni positivi all'infanzia il 6 aprile, ve lo ricordo, erano 25, una settimana prima erano, vedete, 6. Se andiamo ad una settimana ancora precedente, e quindi i dati sono relativi al 19 di marzo, vedete che anche qui dati inferiori rispetto a quelli dell'ultima settimana. Allora, il nucleo epidemiologico che in Umbria studia la situazione afferma che comunque questo tipo di Covid con le sue varianti circola molto tra i giovani, che poi diventano lo strumento, diciamo così, che portano l'infezione anche nelle famiglie. Coinvolgo la dirigente scolastica Maria Marinangeli, ma le scuole sono luoghi sicuri? Cioè, tutto ciò che è stato fatto, banchi singoli, aule più grandi, mi ricordo che lei al Mazzatinti ha tirato giù anche proprio dei fondelli per ampliare le aule, sanificazione, mascherine, ricreazione nelle aule, e chi ha più ne ha più ne metta. Tutto questo ha reso le scuole sicure? Cioè, lei può dire che la scuola è un luogo sicuro? No. Va bene, grazie per la franchezza. No, ma non saprei come dirlo diversamente. Io continuo ultimamente a fare sempre lo stesso esempio, lo ripropongo qui perché poi questo esempio in televisione non l'ho mai fatto. Premesso che io non vedo l'ora di rientrare, vado a Gubbio, vengo a Gubbio, vado a scuola, quindi io vorrei che i ragazzi tornassero a scuola, che tornassero in presenza, che ci tornassero al 50%, al 25%, ma ovviamente per i motivi che tutti quanti ormai già conosciamo e straconosciamo. Quello che io noto, al di là del fatto che le scuole se sono meno sicure, perché non è poi il punto del discrimine è questo, che cosa significa la scuola è sicura, un supermercato è sicuro, l'ufficio postale è sicuro, tutti i luoghi che noi adulti frequentiamo giornalmente sono luoghi sicuri? Penso di no, molto dipende dai comportamenti individuali che gli studenti peraltro nelle scuole tengono. La mia domanda e il mio dubbio è vero, io a scuola abbiamo fatto dei lavori anche di edilizia leggera, abbiamo tirato giù dei fondelli, abbiamo ampliato delle aule, ma la realtà vera è, io chiedo anche alle famiglie, perché poi sono loro le prime che dovrebbero arrabbiarsi, ma insomma io se vado all'ufficio postale della mia città, che è un ufficio postale di 45 metri quadri, quindi della grandezza di un'aula media delle nostre scuole, c'è tanto di cartello che mi dice, oltre a dover rilevare la temperatura, entrare con la mascherina, igienizzare le mani, si può entrare 3 per volta per il tempo strettamente necessario a compiere le operazioni. Mi dovete spiegare com'è possibile tenere in 45 metri quadri 20 studenti per 5 ore con la mascherina, quando nello stesso spazio di un qualunque ufficio pubblico non si può entrare in più di 3 persone. Allora, nessuno fa l'apologia della ADAD, nel senso che in emergenza funziona, sul lungo periodo ovviamente non ha la stessa attrattiva e non ha neanche la stessa funzione. La socializzazione dei nostri ragazzi è stata castrata non soltanto dalla parte scolastica che è mancata, ma è stata violentata dalla chiusura di tutti quelli che sono i luoghi della socialità, compresi i giardini pubblici. Io vivo a e questo ora lo chiediamo anche agli studenti. Abbiamo vissuto e lo chiediamo agli studenti, però si continua a dire che le scuole sono luoghi sicuri quando nelle medesime condizioni non si può entrare neanche a fare la spesa dal pizzicagnolo.
Quindi dice delle due l'una, insomma, o non sono sicure le scuole, dovremmo, o non sono sicuri quelli. Appunto, c'è qualcosa che non funziona. Dovremmo fare invece, e questo sì, proprio perché con questo virus, o comunque con le sue varianti, con i virus, con le malattie, dovremmo conviverci, temo, a lungo, al di là delle campagne vaccinali che porteremo avanti tutti con grande foga. Credo che la vera battaglia sia la riduzione del numero degli alunni per classe. Noi Bene. Continuiamo ad avere fondi per acquisto di materiali, ma questi fondi, secondo me, dovrebbero essere investiti per far sì che l'anno prossimo nelle aule noi ci mettiamo 15 alunni, non 20, non 25, e questo non 30. È un argomento che ora apriamo proprio con i suoi colleghi. Volevo sentire la professoressa Antonelli. Dice la Marinangeli, la DAD nell'immediato era necessaria e ha funzionato, non si poteva fare diversamente, perché diversamente non si faceva scuola praticamente. Sulla lunga distanza magari qualche difficoltà la crea. Lei che ne pensa? Beh, sicuramente la DAD non permette la piena socializzazione, è un surrogato di socializzazione se pensiamo alle attività sincrone, quindi sicuramente non può sostituire la scuola a lungo termine. Tuttavia è stata una soluzione sicuramente in questo periodo di emergenza. Noi siamo partiti subito dopo, io ricordo l'ultimo giorno in presenza era il 4 marzo, il 5 lo scorso anno nel 2020 è stata interrotta se non altro la didattica in presenza. Noi siamo partiti subito con la didattica a distanza perché fortunatamente avevamo un congruo numero di docenti che già utilizzavano la piattaforma G Suite for Education, che soprattutto e non solo il team digitale, che si è fatto diciamo portatore e promotore di questi tipi di attività anche per gli altri docenti. Già, quindi... ma i suoi professori che report le danno, cioè che loro siano diventati molto bravi ad utilizzarlo, ne siamo certi. Diciamo, che report c'è con lo studente? Il rapporto con lo studente funziona in DAD? C'è ricettività o c'è la telecamera magari spenta da casa dello studente? Beh, diciamo che il rapporto sicuramente c'è ed è positivo nella maggior parte dei casi. Certo, vengono richiesti comportamenti molto corretti, quello ad esempio di tenere sempre la telecamera accesa, e di essere puntuali, e devo dire che la maggior parte degli studenti lo è, sono molto quindi precisi. C'è questo rapporto anche sì. Di responsabilizzazione dello sì, studente, sì. No? Okay. Sì, viene preteso come comportamento, e devo dire però che tutti gli studenti sono molto ligi in questo. Allora, io voglio aprire... Certo, qualche volta la connessione, ma i problemi tecnici li abbiamo. Quelli li abbiamo inevitabilmente. Però c'è, sì, li ha anche responsabilizzati, penso, questo strumento come effetto positivo. Allora, prima di far parlare il Giovanni Carlotti che ci racconta il suo punto di vista, io volevo mettere però sul piatto, prima di andare per un brevissimo break pubblicitario, volevo mettere sul piatto qualche riflessione degli studenti, perché poi su queste magari proviamo a ragionare. Allora, Giovanni, vengo a te. Io sono rimasta molto colpita da un articolo di Valentina Pigmei che, intervistando gli studenti di Milano, proprio da una ragazza di Milano, si è sentita dire: quest'anno ho avuto 16 anni solo per una settimana. È una frase importante. La professoressa Marinangeli dice: non gli abbiamo chiuso solo la scuola, gli abbiamo chiuso il parco pubblico, il cinema, il teatro, il calcetto, il campo sportivo. E quindi vi siete sentiti di vivere, come dire, un 2020 in realtà ristretto, quasi non vissuto? Insomma, un anno che vi è stato tolto. Beh, sicuramente è una frase molto forte che secondo me descrive bene quella che è stata la situazione reale che abbiamo vissuto
noi giovani, e mi ci considero anche me, anche se comincio a avere 19 anni. Ah no, cominciamo a dire che sei vecchio tu, sennò qui ce ne andiamo tutti a casa. Okay. Però sicuramente noi abbiamo dovuto rinunciare a molte cose, a molti divertimenti, e io non ne faccio chiaramente una questione politica, che non è né di mio interesse né di mia competenza, però ecco, so di molti amici che hanno passato anche dei gravi disagi dal punto di vista psicologico, e questo penso vada preso in considerazione. Già, perché per esempio sono profondamente aumentate anche le situazioni di depressione proprio tra i giovani. Allora, mi preparo con Benedetta Quagliotti e con Camilla, ma 30 secondi davvero, anche noi abbiamo un break da rispettare. Allora, break 30 secondi e poi Benedetta, Camilla e Diego. Benedetta Quagliotti, tu sei studente del liceo classico, sei del Mazzatinti, quarto anno credo, se non sbaglio. È giusto. Corretto. Allora, ho avuto 16 anni quest'anno solo per una settimana. Che vuol dire? Ti colpisce? Sì, perché sinceramente io devo dire che in termini scolastici per me la DAD è una cosa che deve essere bocciata il più possibile, perché io faccio parte di quella parte di persone che hanno sofferto tanto la DAD. Io l'ho sofferta nell'ultimo periodo, devo dire, perché ad esempio ho cominciato a dormire male, adesso continuamente ho mal di schiena, guardo fuori e mi rendo conto che ogni giornata è uguale all'altra e veramente non riesco più a reggere questa situazione, perché sinceramente provo anche un po' di rabbia, perché finché siamo stati un mese in DAD io l'ho preso come un periodo di riposo e anche un periodo per gestire l'emergenza. Ma a un anno dall'inizio della pandemia io ho delle pretese e sinceramente credo che si poteva fare di più e non si è voluto fare di più. Dove si poteva, perdonami Benedetta, perché la tua è un'affermazione importante, cioè mi sembra di capire, dice, in un primo periodo la potevo capire, forse a settembre ti aspettavi di non rifare un anno così, no? Dove si poteva fare di più? Allora, innanzitutto pensando al fatto che sono tornata a scuola e io garantisco che c'erano tutte le possibilità per poter evitare il contagio, ma vedendo autobus pieni di persone, treni lo stesso, io credo che la questione trasporti non sia stata veramente affrontata, perché anche adesso, girando in internet, mi rendo conto che continua ad esserci la stessa situazione riguardo ai trasporti da un anno, per cui io mi chiedo, cioè il problema è veramente la scuola, solo la scuola? Perché io mi rendo conto anche che vado in giro e le persone, non giovani, sempre giovani, vedo anche persone anziane che fanno cose che sono consentite e che quelle sono molto più rischiose rispetto al mio tornare a scuola, per cui io vedo tanta incoerenza e credo che ci sia bisogno di cambiare le priorità. Cioè io credo che in Italia la priorità non è l'istruzione ad oggi, perché io mi sono sentita abbandonata. Beh, mi sembra il concetto molto chiaro. Camilla, qual è il tuo pensiero? Com'è stato questo anno di DAD 2020 e questo che insomma state vivendo? Beh, sicuramente all'inizio è stato difficile, come è stato difficile per tutti. In parte condivido il pensiero di Benedetta, perché sì, effettivamente si è parlato di tante cose e forse alcune cose si potevano affrontare meglio. Però comunque sia, c'è stata questa emergenza, il periodo è purtroppo quel che è, quindi comunque io mi sento fortunata
comunque essere riuscita a continuare il percorso scolastico nonostante comunque le varie difficoltà. I professori e tutti quanti si sono sempre impegnati e ad oggi sono comunque abbastanza serena anche di affrontare l'esame tra un paio di mesi. Ovviamente l'ansia c'è, però comunque sia la didattica ha continuato nel bene o nel male. E sinceramente sì, è stato un periodo difficile soprattutto all'inizio, adesso un po' meno perché magari col passare del tempo uno ci si abitua. Camilla, cosa ti è mancato di più oltre alla scuola? Com'è una giornata di un tu hai 18 anni credo, 18-19, sì. Non so, ok? Com'è la giornata, poi lo chiediamo anche a Giovanni, lo chiediamo anche tra poco a Diego, com'è la giornata di un diciottenne oggi? Beh, vai a casa praticamente, cioè, anche prima io passavo tanto tempo a casa magari per lo studio o altro, però avere comunque la possibilità in ogni momento di uscire e vedere i miei amici veramente sarebbe veramente una cosa bellissima ad oggi. Ti senti ti è stato tolto qualcosa, insomma un diritto oltre che più che un dovere? La scuola è un diritto, è un dovere, ma è un diritto e nel diritto c'è anche quello di socializzare oltre che di imparare l'italiano, la matematica e qualcos'altro. Senti che ti è stato tolto qualcosa? Beh, la socialità è venuta a mancare sicuramente. Fortunatamente io con i miei amici sono riuscita a rimanere in contatto in ogni modo, però non è la stessa cosa, ovvio. Non è la stessa cosa, diciamo l'elemento mediatico, la chat, non è la stessa cosa. Diego Mariucci, tu condividi, Benedetta ha fatto un'accusa chiara, ora poi facciamo rispondere I dirigenti scolastici, i genitori, insomma dice in realtà ci hanno un po' sacrificato come categoria sull'altare del Covid. Benedetta, dimmi se traduco male quello che hai detto, insomma questo è. Diego Mariucci, che ne pensi? Beh, sì, in effetti vedendo un po' capisco che forse ci hanno lasciato un po' da parte tutta la parte della scuola, però io vorrei dire che comunque anche in DAD la scuola si è fatta, i professori si sono impegnati molto e non è stato un anno sprecato. Sicuramente abbiamo fatto di meno, però comunque c'è stato uno studio, cioè, ci sono state comunque le lezioni, è stato un anno vero e proprio, vorrei dire, ecco. Assolutamente. Giovanni Filippetti, quindi Giovanni sono molti stasera, ti senti un sacrificato su un altare? Ma come dicevo prima, sicuramente le rinunce hanno pesato, però io devo dire che condivido le parole di Diego, comunque sia. Mi piace farne un bilancio positivo di questo 2020 anche per quello che è il mio carattere e devo dire che la didattica a distanza ha i suoi svantaggi ma anche numerosi meriti e numerosi pro perché la didattica è proseguita in una modalità differente ma comunque si è proseguita, abbiamo lavorato. Non riscontri quello che dice Benedetta però, cioè si poteva fare qualcosa di diverso? Si poteva fare qualcosa di diverso? Di più? Ti saresti aspettato di più da uno Stato che magari poteva decidere di chiudere altre cose, non la scuola, dice Benedetta, non è solo la scuola, è il luogo, gli stessi dirigenti, qualcuno l'ha detto, insomma non è la scuola l'unico luogo dove ci si contagia. No, assolutamente. E poi la scuola chiude. La scuola non è l'unico luogo dove ci si contagia, però comunque sia un luogo che presenta un rischio di contagio. Questo penso sia stata una decisione sofferta, ma che è servita a tutelare la salute di studenti e di insegnanti. Quindi inevitabile. Giovanni Carlotti, vengo da lei perché insomma, le riflessioni di questi ragazzi sono interessanti. Questi sono ragazzi che, insomma, io mi ricordo quando si andava a scuola c'era non solo la lezione in classe, no? Ma c'era il ragazzo che ti piaceva, era la ragazza che ti piaceva, che magari la incontravi nel corridoio, al bagno, poi ti scambiavi i fogliettini. C'era l'ansia della vigilia degli esami di Stato, insomma, che è diventato anche un film. Da genitore di
adolescenti, di ragazzi che vivono questo momento, che effetto le fanno, per esempio, le parole da un lato di Benedetta, che dice sento che siamo stati un po' sacrificati come categoria, la scuola non è ritenuta una priorità, dall'altro altri che dicono va bene, però tiriamo fuori il buono che comunque c'è stato in questa emergenza. Da genitore, perché poi lei fa anche professore, ma questa sera qui è un genitore, che effetto le fa? La scuola è stata sacrificata sull'altare della patria? Cioè, a me sembrerebbe veramente strano se dei ragazzi di 16, 17, 18 anni non avvertisse questo come una violenza sulla propria vita, come un fatto che ricorderanno e che li segnerà per sempre come una piccola tragedia, perché ognuno di noi che ha vissuto l'adolescenza sa come rallenta il tempo nell'adolescenza e come è importante il tempo dell'adolescenza. Quindi i nostri figli vivono una piccola sciagura, tra virgolette, nella propria vita. E questo penso, quindi, possiamo solo solidarizzare con loro come genitori, penso anche come insegnanti. Ma d'altra parte, io penso che ci sia anche un'opportunità. Del resto, nelle tragedie bisogna sempre vedere anche un po' come voltarle in positivo. Allora io voglio dire due cose invece anche in positivo. Cioè, uno, questo che la scuola in pochissimo si è riorganizzata e i social, la rete, con tutte le difficoltà e i limiti che sono stati detti, però ha permesso di limitare i danni come mai ci saremmo aspettati. Ma chi di noi 2 o 3 anni fa avrebbe potuto immaginare che senza andare a scuola però saremmo stati capaci di mettere su delle lezioni a distanza? Se fosse capitata l'epidemia nei decenni precedenti, quando noi andavamo a scuola, quando già la scuola era una scuola di massa, cosa avremmo fatto? Saremmo stati chiusi in casa, senza didattica a distanza, ma attenzione, anche senza quel minimo di socializzazione che i nostri figli hanno attraverso i social con i loro amici. Perché io vedo il mio figlio liceale o le altre anche un po' più grandi, che comunque chiuse in casa, grazie agli strumenti digitali, hanno potuto studiare insieme agli amici, comunicare. Quindi voglio dire, nella piccola tragedia che ci è capitata, che è capitata a questa generazione, non dimentichiamo di capire che è una cosa di portata senza precedenti. Io penso che la scuola in Italia, a memoria collettiva, non è mai stata chiusa per un periodo così lungo, neanche ai tempi della guerra. Perché mio padre, che aveva 16 anni quando è passato il fronte nel 44, mi disse che persero alcuni mesi di scuola. Stop. Questi stanno perdendo anni di frequenza, i nostri liceali, no? Quindi è una cosa totalmente senza precedenti. Dico, guardiamo anche un po' la luce che queste tecnologie ci hanno aiutato a limitare i danni. Poi, se è vero che il governo adesso, invece di riaprire bar e ristoranti, ha detto che quel po' di flessibilità lo mette nella scuola, alla fine è un segnale, per quanto forse tardivo. Per quanto siamo ad aprile. Un giro di opinioni tra i dirigenti scolastici. Rosa Goracci, che effetto le fanno le parole di questi ragazzi? Sono più grandi di quelli con cui ha a che fare lei, però insomma credo che li conosca perfettamente anche da altri ambienti, non solo quelli scolastici. Beh, le parole di Benedetta mi hanno colpito molto. Perché riconosco in lei un grande impeto, il suo è proprio un jacuzzi in piena regola, e io mi sento anche parte un po' di quel sistema che lei ha criticato, non volendo, perché fosse per me le scuole sarebbero state aperte con un numero di alunni inferiore, come ha suggerito la Marina Angeli, con un controllo dei trasporti. Quindi io sono d'accordo con lei, lei pretende qualcosa, perché in effetti io credo che non sia stato fatto abbastanza. Tutto quello che era possibile fare per la scuola, a mio avviso, non è stato fatto. Francesca Pina, e loro hanno perso proprio il valore del significante, cioè la comunicazione, tutto quello che viene veicolato, che è messaggio, se non ha una materia, che è il corpo, che è proprio la voce, la prossemica, perde di sostanza. Quindi penso che loro proprio sentano questa mancanza assoluta, la mancanza del significante, che è qualcosa che devono assolutamente recuperare. Quindi io sposo un po' la posizione di Benedetta. Poi ridiamo le repliche ovviamente agli studenti. Francesca Pinna?
difficile non dare ragione, in effetti, a chi fino a un anno fa magari viveva la scuola come un'incombenza e poi in realtà era la parte sostanziale della quotidianità, quindi insomma è un'ennesima quotidianità che si è frantumata. Non parlo, guardate, neanche di perdita degli apprendimenti, che non credo in questo momento siamo in grado di quantificare. Anche perché non ci si è granché soffermati su questo aspetto, però tutto il resto sì, è venuto meno. Aspetti positivi in realtà in questo stringersi ci sono, perché è scattata anche una solidarietà di corpo nella sciagura, anche tra insegnanti e alunni, che probabilmente prima non sarebbe potuta scattare. Questo è l'elemento, a mio avviso, che deve rimanere come punto fondante. Per il resto, certo, sì, qualcosa in meglio si poteva immaginare. Andiamo da Fabrizio Bisciaio. Vorrei che riflettiamo anche sulla proposta della professoressa Marinangeli. Insomma, prepariamoci anche per il prossimo anno, perché questo Covid non è finito, facciamo classi più piccole, può essere anche questa una riflessione sulla quale aprire un dibattito, oltre che... Che sentimento le creano queste parole degli studenti? Allora, dal punto di vista dello studente è chiaro che loro sentono che qualcosa gli è stato tolto, è stato sottratto. Però sono anche dell'idea di quel ragazzo, quello che avete in studio, Giovanni, che alla fine noi siamo in una situazione emergenziale epocale. Magari solo tanto fra qualche anno ci renderemo conto in pieno di cosa stiamo vivendo in questo momento. E nonostante tutto la scuola ha dato un segnale forte, cioè la scuola è rimasta in piedi. È crollato altro, ma la scuola è rimasta in piedi. È riuscita comunque a restare vicina ai nostri studenti. Come diceva mio amico Giovanni Carlotti, mio ex compagno di classe, se fosse successo quando eravamo liceali io e lui, noi 2 anni completamente persi, era impossibile riuscire a stare accanto agli studenti in un momento in cui la scuola è chiusa. Se la scuola era chiusa, era chiusa, non c'era nessun'altra possibilità di stare vicino, di fornire comunque un servizio e una questione di... appunto di educativa, ma per quanto riguarda, si poteva fare meglio, certo, potevamo fare meglio, ma questa è una questione politica, non sono io che posso dare queste... È ovvio, lei è un tecnico. Classi più piccole, dice la professoressa Marinangeli. Va bene non solo perché c'è una pandemia, ma classi più piccole andrebbe bene proprio anche in una situazione di ordinaria, perché classi, le cosiddette classi pollaio di cui si è parlato molto, non è che sono uscite fuori nel 2020, ce l'avevamo da prima e ce l'avremo. Va avanti da parecchi anni. Naderi, tanto mi sbaglio sempre. È un j'accuse che la colpisce quello di Benedetta, ma anche le riflessioni in positivo di Giovanni, magari di Camilla, di Diego, che dicono però insomma qualcosa di buono salviamolo. Però andiamo al j'accuse, se lo sente sulla sua pelle, sente di essere uno del sistema? Ah, sono sicuramente uno del sistema, come sono nel sistema anche gli alunni. Io comprendo tutte le reazioni dei giovani, perché è indubbiamente una situazione molto difficile, però penso che il discorso, per esempio, dentro fuori, no? Che è uno dei discorsi che ha retto tutto il dibattito sulla scuola, per cui il problema è fuori, non è dentro, tanto per dirla con Borges, diciamo la scuola è il mondo. La scuola muove 15-20 milioni di italiani tutte le mattine. Fuori che cosa c'è? I trasporti, sì, si poteva fare di più. Dico subito quello che si poteva fare di più. Bisognava avere meno prosopopea al rientro, rientrare con un monte ore tagliato, rientrare subito con il 50% degli alunni, sia alle scuole superiori che probabilmente alle scuole medie, tutelando invece tutto il primo ciclo. Da subito. Questo non è stato fatto, bisognava organizzare un sistema di testing continuo nelle scuole, perché il virus ha circolato molto nelle scuole, non solo tra i positivi che sono arrivati a tampone, ma con tutti gli asintomatici o pausi sintomatici di cui è pieno le scuole, perché sono ragazzi giovani.
Quindi si poteva fare molto di più in questo senso, ma dire che il problema è fuori dalle scuole vuol dire come dire che il problema è su un altro pianeta. La scuola è il mondo. Dopodiché, cosa spero io per il futuro? Spero di poter riportare da questa tempesta qualcosa di utile arriva, perché qualcosa di utile, ricordo che le scuole non hanno mai chiuso, le scuole hanno continuato, non si sono chiuse un giorno, e lo sanno gli alunni quanto hanno faticato e quanto faticano i loro insegnanti nel tentativo di tenere in piedi una scuola mutilata della presenza. Però ci sono tante cose da portare a riva in questa didattica a distanza, sia in termini di funzionamento degli organi collegiali, quindi della democrazia interna delle scuole. Lei la promuove, quindi, mi sembra di capire. No, io non è che la promuovo, è che è l'unica risposta che potevamo dare e che abbiamo dato. In emergenza si gioca con quello che si ha. Si promuove da sola. Ovviamente, professoressa Marinangeli, tra l'altro Benedetta è una studente del Mazzatin, ti ha detto, secondo me a scuola si stava sicuri, però lei... Allora, lei si sente, faccio anche lei la stessa domanda di Naderi, si sente parte di quel sistema che una parte di studenti comunque contestano? Ma io purtroppo, come dice il mio collega Naderi, sono parte del sistema, sono mondo adulto, e il mondo adulto è quello che ha avuto l'onere di governare questa situazione, quindi certo che mi sento parte del sistema. Siete stati all'altezza allora, professoressa, le faccio ovviamente non lei nella singola persona, come corpo docente, insegnante, dirigente, siete stati, ritiene, all'altezza di una sfida che, diceva Giovanni Carlotti, è epocale, cioè ce la ricorderemo negli annali della storia. Ma... Allora, assolutamente sì, io non voglio ripetere quello che ha già detto David prima di me, anche perché le riflessioni che ha fatto David le abbiamo fatte spessissimo insieme, noi abbiamo delle conversazioni mattutine quando io sono in macchina, insomma quando ci apprestiamo a raggiungere le nostre sedi, no? In cui ci siamo confrontati tante volte su certo... Anche io penso che si debba portare a riva tante, si possono portare a riva tante cose, e l'altra cosa che condivido con Naderi è non potevamo fare altrimenti, non potevamo che applicare quello che avevamo già cominciato a mettere in campo in quella fase lì. Dopodiché potevamo aggiustare tante cose che non sono state aggiustate, questo sì, io credo che noi potevamo forse spingere un pochino più sull'acceleratore, però la storia purtroppo non si fa né coi se né coi ma, e quindi sì, abbiamo, io lo dico, poi potrebbe essere una colpa, io quest'estate mentre lavoravamo, io non ho fatto credo una settimana di ferie, mentre lavoravamo, mentre guardavo le tinteggiature delle pareti, mentre sistemavamo tutto, io ci ho creduto che potessimo veramente ricominciare, e con Davide avevamo anche concordato, no, questa modalità. Noi abbiamo ricominciato, se voi vi ricordate, in realtà abbiamo cominciato al 75%, quindi ante litteram abbiamo provato a fare una didattica che potesse tenere in piedi tutto, sia la parte a distanza che quella in presenza. Poi... non è stato sufficiente, certo, da genitore, quindi da mamma di un figlio adolescente, da dirigente, un po' mi sento in colpa nei confronti degli studenti, dopodiché la scuola non è mai stata chiusa, i ragazzi hanno sentito tutta la vicinanza del mondo, a cominciare da Benedetta, che lei lo sa. Non era un sciacquuso nei suoi confronti, ovviamente, quello di Benedetta, ci mancherebbe assolutamente questo. Professoressa Antonelli, abbiamo un pochino magari troppo discusso quest'estate sui banchi a rotelle, i banchi monosingoli, e invece magari ci potevamo concentrare di più quest'estate su, come dice Naderi, organizzare il testing degli studenti, organizzare meglio i trasporti. Cioè, ci siamo un pochino, forse anche però un po' di autocritica facciamocela, concentrati su arredi e meno su alcune cose di sostanza?
Beh, diciamo, io penso che la scuola si sia impegnata al massimo. Noi personalmente... Ma infatti non lei come scuola, come istituzioni governative, ovviamente. Insomma, le chiedo se vuole un commento, perché a voi è stato chiesto di fare dei lavori, no? Di ordinare i banchi. C'era tutta la discussione dei banchi a rotelle che è stata estenuante. Ora avete dei banchi a rotelle bellissimi, nuovi, fiammeggianti, immagino, perché ci sono mai stati gli abbiamo studenti. Abbiamo tutti gli arredi nuovi. Ecco, gli ambienti però abbiamo i banchi a rotelle nuovi, ma non ci sono stati gli studenti, quindi ci potevamo concentrare su altre cose? La domanda provocatoria ovviamente è a livello è difficile dirlo dopo, no? su ciò che è fatto prima, questo, no? Noi personalmente ci abbiamo creduto subito e siamo cominciati al 100% in didattica in presenza, e devo dire che non abbiamo avuto tanti casi diciamo COVID. Di COVID, sì, anche di quarantene, quindi siamo andate avanti. Certo, dire come risolverlo diversamente è difficile, forse la professoressa Marinangeli, degli studenti forse è, diciamo, la soluzione che potrebbe conciliare meglio sicurezza e qualità della scuola, perché per quanto possiamo organizzare una didattica a distanza di qualità, non è mai una didattica in presenza. Ecco, lei è preoccupata, ormai questo anno scolastico, mi scusi professoressa, volge al termine l'anno scolastico, è preoccupata per settembre, cioè non sappiamo se saremo tutti vaccinati, se questa pandemia sarà finita, se guarda settembre cosa vede? Beh, io sono positiva, abbiamo cominciato il piano di vaccinazione, quindi speriamo che sia efficace, che quindi arriviamo all'80% di vaccinazioni a settembre in modo tale di avere un'immunità di gregge, quindi speriamo in una situazione più positiva a livello epidemiologico e quindi che questo porti quindi a una presenza maggiore e a una socializzazione generalizzata maggiore, perché non c'è solo bisogno di tornare a scuola, c'è bisogno di tornare alla vita, certo, di prima a 360 gradi, quindi io sono positiva perché bisogna essere positivi. Diciamo ottimisti, che positivi in questo periodo è una parola strana. Io spero anche che di rivedere un altro po' di studenti a partire da lunedì, perché non sappiamo se lunedì potremo ricominciare. Io sarei contenta di rivederli. Lo speriamo, bel bello. Io ho visto, devo dire che hanno riaperto le scuole per le prove invalsi, quindi noi abbiamo già fatto fare le prove invalsi a tutti i nostri studenti delle classi quinte e penso di non aver mai visto studenti così contenti di fare le prove invalsi, di tornare a scuola. Allora, perché prima di dare le repliche agli studenti, e io ecco, spero, certo, anche noi se riapriamo al 50 in modo da farlo in maniera cauta, ovviamente. Allora dicevo, ecco, prima di dare le repliche agli studenti, con i quali voglio chiudere, bel bello, lei è anche, mi scusi, ma un po' razzolo anche nella sua vita privata, lei è anche presidente del basket, Gubbio mi sembra, no? Mi dica se sbaglio, quindi ha a che fare con i ragazzi, e il basket Gubbio è stato uno dei primi a dire attenzione, tuteliamo innanzitutto i ragazzi e le famiglie, no? Avete sospeso le attività, allora a questi ragazzi che oggi le dicono ci è stato un po' tolto tutto, anche da questo punto di vista lei come risponderebbe? A questi ragazzi abbiamo tanta solidarietà, perché vivere alla loro età, sapere che, come ha detto la ragazza prima, tutti i giorni sono uguali. Il bello di andare a scuola è che si arrivava al fine settimana proprio perché c'era un fine settimana dove ti potevi rilassare e divertirti con gli amici, il fatto di non poter frequentare più un locale, ma lo stesso vale per i genitori. Ma io volevo fare, prima di parlare alcune cose riferite anche allo sport, vorrei fare delle domande aperte, magari ne parliamo anche dopo. Abbiamo parlato di banchi con le rotelle, abbiamo parlato di classi pollaio, abbiamo parlato che entrare in una posta era entrare e uscire velocemente perché era un ambiente piccolo. Io però non ho sentito mai parlare che all'interno di una classe si poteva parlare di un sanificatore, cioè i nostri ragazzi stanno a pollaiare queste classi pollaio, come sono state definite prima, in 24-28 ragazzi, 5 ore continuative, con mascherine, che poi di solito ci hanno sempre detto che la mascherina è l'FFP2, quella più efficace quando si è in un ambiente chiuso con tante persone. Non ho sentito parlare, al posto dei banchi a rotelle mi aspettavo che il Ministero
o non so, anche nei comuni stessi, all'interno di una classe fosse portato un sanificatore. Sente parlare di sanificatore e piroscuro di ossigeno che sanificano l'ambiente, purificano l'aria. Magari erano tutte cose per poter ridurre il rischio. Il fatto anche di dividere le classi in due ondate, magari una parte ci va la mattina, una parte il pomeriggio, per diluire il rischio e diluire questi assembramenti. Cioè, tutte queste cose sono possibili ancora farle? È possibile prevederle a settembre? Cioè, queste domande penso che ce le facciamo un po' tutti. Cioè, i genitori dicono: ma io mando mio figlio in classe in 24-28 ragazzi, non so magari quel bambino se è stato fatto un tampone precedentemente. Siamo rientrati a scuola oggi, anche le medie, ma non c'era un obbligo di un tampone, non c'era l'obbligo di una verifica. Tanto bene, oggi il comune ha iniziato a fare i sierologici in piazza l'altro giorno. Anche lì potevamo prevedere di fare dei tamponi, dei sierologici ai ragazzi che devono entrare in classe. Cioè, questa prevenzione deve essere fatta. Un complimento va sicuramente alla didattica a distanza e all'impegno che ci è stato messo, ma ci sono tanti altri fattori che dovrebbero essere valutati. Mi dice una cosa sullo sport? Sullo sport le dico che noi come basket, sono nel mondo dello sport, abbiamo anticipato la chiusura addirittura a ottobre proprio per dare priorità a scuola. Vedevamo tanto impegno da parte dei dirigenti scolastici nel poter riaprire per far rientrare a scuola i ragazzi. Noi abbiamo sospeso anticipatamente, che poi è successa la settimana dopo che hanno chiuso tutto, proprio per dare priorità al lavoro e alla scuola. Quindi è stata una scelta responsabile. Scelta responsabile. Ad oggi dico che ci saranno sicuramente problemi psicologici per questi ragazzi, perché a 15, 16, 17, 18 anni non avere vita più sociale, non fare sport, non fare tante cose, sicuramente influisce negativamente. A me colpisce molto Benedetta che dice: io non dormo. Ho sentito dei ragazzi molto brillanti, dei ragazzi maturi che comunque sia sanno cogliere l'ottimismo di questo periodo, perché poi dico sempre è un anno non da cancellare, ma è un anno sicuramente dove cogliere degli lati positivi. Allora dico che a me colpisce molto Benedetta che dice: io non dormo. Ora ritorno dai ragazzi. Giovanni Carlotti, genitore sì, ma anche fisico. Io allora faccio questa domanda inevitabilmente, perché a settembre noi qualche problema ancora ce l'avremo. Come un fisico è uno che osserva, no? I fenomeni, e quindi ha una visione, li mette su un grafico, li studia. Allora, a settembre non sarà forse tutto finito? Come ci presentiamo? Lo chiedo al fisico, ma anche al genitore. Sì, no, io quindi su questo dico, io non ho competenza se non saper forse osservare i grafici con un occhio un po' critico. Io anch'io sono abbastanza ottimista. Impareremo a conviverci meglio di come abbiamo fatto finora, e grazie ai vaccini torneremo a una vita accettabile. Sicuramente no, tutti gli esperti ci dicono non come la vita di prima, per almeno un anno o due, perché dovremo tarare i vaccini e le cure sull'evoluzione di questa pandemia che nessuno può prevedere ad oggi, no? Quindi calma, gesto, scienza, razionalità. Però volevo chiudere con una cosa, Cinzia, se mi permette. Prego. La voce delle famiglie stasera, forse perché noi siamo dei privilegiati che abbiamo lo stipendio assicurato, non ci pensiamo. Ma la tragedia più grande del virus, oltre che quella dei ragazzi, è quella di molte famiglie che hanno perso il reddito in questo periodo. Bravo che l'hai detto, grazie Giovanni. La scuola, che è un elemento sociale di opportunità per tutti e di equalizzazione, purtroppo adesso perde questo ruolo perché molti ragazzi non vanno a scuola, non hanno le opportunità, ma anche perché una parte, e si parla del 10, 15, anche 20% dei ragazzi, non di uno su mille, ci avranno problemi serissimi nella vita, non solo per quanto riguarda lo studio, ma anche per il cibo, anche per il vestito, anche per i trasporti. Questa sarà una perdita enorme, enorme, di anche possibilità future, nuove famiglie, nuove imprese sul territorio, se non aiuteremo le persone che stanno scivolando nella povertà assoluta. E io sono d'accordo con Cacciari. Qui bisognerebbe che a tutti quelli con lo stipendio fisso si metta una tassa per un periodo almeno, per riequilibrare la situazione, perché è troppo spareggiata. E quindi con i device dati alle famiglie che non ce l'avevano, l'abbiamo tamponata giustamente la situazione. Ma se uno non c'ha il reddito, se uno ha perso il lavoro o il reddito di quello che faceva, che fa?
nella vita. E non può nemmeno far studiare i figli. Anche a queste famiglie, no? E non può nemmeno far studiare i figli. Allora, lapidari perché siamo sulla chiusura. Benedetta, una replica a tutto quello che hai sentito. E poi i due ragazzi invece che affrontano l'esame di maturità. Allora, intanto puntualizzo il fatto che io non voglio passare per la pessimista, per cui anch'io ho riscontrato degli effetti positivi. Però non l'abbiamo pensato nessuno, Benedetta, assolutamente, con quel sorriso e quel viso è impossibile definirti pessimista. Perché poi devo riconoscere il merito alla mia dirigente, perché io sono testimone che ha fatto di tutto, sta facendo di tutto, compresi tutti i miei professori, per cui io tra tutti gli alunni e amici che sento quotidianamente sono quella messa meglio, quindi assolutamente non accuso nessuno da questo punto di vista. Mi sono dimenticata cosa stavo dicendo prima. Dicevamo che assolutamente non sei una pessimista e nessuno di noi l'abbiamo pensato. A me è sembrata una sacco tanto vera. Ecco. Ho scontato degli effetti positivi anch'io, però all'inizio io personalmente credo che ad oggi questa situazione non sia più sostenibile, perché realmente io ho avuto dei momenti di sconforto in cui, per quanto a me piace studiare, ormai per me lo studio era diventato una gabbia, cioè nel senso io non trovavo un attimo che dicevo adesso esco e mi prendo un'ora di tempo, perché non ne ho mai avuto la possibilità, per cui io personalmente mi sono sentita privata di tanti diritti e vedo purtroppo tante incoerenze ancora, perché adesso non ricordo gli episodi precisi, però io tante volte sono tornata a casa e mi sono detta ma quello è aperto e io non posso andare a scuola. Guarda, Benedetta, che i tuoi interrogativi sono giusti, intelligenti e noi li rispettiamo appieno, nessuno qui giudica nessuno, tutti esprimiamo la nostra opinione, quindi grazie per averlo fatto, non è facile essere sinceri così. Camilla, affrontiamo l'esame di maturità con quale spirito? In genere in tutti noi rimane il ricordo del primo vero esame della vita, no? Poi ce ne sono tantissimi quelli da sostenere. Vi mancherà presumibilmente il fascino della sera prima dello scritto, no? Del tema, questo un po' vi mancherà, avrete questo colloquio importante, però sarà diverso. Con che spirito lo affrontiamo e poi lo chiediamo a Giovanni chiudendo. Beh, penso che ogni studente comunque abbia pensato almeno una volta a come potrebbe essere la notte prima degli esami, quello sì. Però da una parte, cioè, ovviamente c'è l'ansia, perché quella sempre, perché comunque un esame è un momento importante, però penso che io almeno personalmente riuscirò ad affrontarlo al meglio, proprio perché ho sempre avuto il sostegno da parte della mia scuola, dei miei professori e ovviamente anche dei miei amici e della mia famiglia, che mi hanno sempre aiutato in ogni momento di difficoltà. Come ha detto Benedetta prima, comunque ci sono stati momenti di sconforto un po' per tutti, penso, però comunque sia è importante anche riuscire a superarli, riuscire a prendere appunto il meglio anche da questo brutto periodo, e secondo me l'esame non lo so come sarà, però spero bene, insomma. Già sai che cosa farai dopo il liceo? Sono un po' indecisa tra prendere giurisprudenza oppure fisica. Insomma, ancora un po' di tempo per pensarci. Insomma, sono due materie importanti. Giovanni, fisica, la potresti incontrare all'università? Forse anche questa è una delle tue aspirazioni? Sì, assolutamente. Io infatti pensavo di andare appunto all'università di fisica a Perugia. Giovanni Carlotti, ti troverai già due studenti forse. Allora, intanto facciamo cartello, chiudiamo notte prima degli esami. Non ci sarà, almeno non nella forma canonica, però forse ci sarà in una maniera diversa. Sì, sarà in una modalità totalmente orale,
e devo dire che io, anche parlando e confrontandomi con i miei compagni di classe, sono uno dei pochissimi che forse avrebbe preferito anche effettuare gli iscritti, un po' per mettermi alla prova, un po' perché penso che sia un po' riduttivo, tra virgolette, giudicare l'operato di 5 anni di uno studente soltanto in un'ora di colloquio. Comunque sia, questa insomma è la modalità che è stata prescelta, e quindi abbiamo 2 mesi di tempo di lezioni per preparare al meglio il nostro esame. Allora, saluto anche Diego Mariucci, non ho più tempo, voglio solo dire ai dirigenti scolastici che siete straordinariamente fortunati a lavorare tutti i giorni accanto a dei ragazzi che, chapeau, voglio dirlo, insomma, questa sera credo ci abbiano dato un esempio, se c'era bisogno di averlo, di che classe abbiamo, e non nel senso fisico ma nel senso intellettuale, umano e morale. Ragazzi, in bocca al lupo. Oggi l'assessore Agabiti ha detto forza, coraggio, si è rivolta proprio a voi, tenete duro, un momento difficile, è un momento difficile per tanti dei vostri genitori, ma dai momenti difficili cogliamo le cose migliori per costruire qualcosa di migliore. Grazie a tutti i nostri numerosissimi ospiti. Vinca torna, speriamo, come sempre, mercoledì prossimo in diretta su TRG.